Grazie mille. Noi parleremo in italiano e saremo tradotti. Io prima, ovviamente, grazie Gianfranco per l'introduzione. Intanto ringrazio Alberta Ferretti di essere qui con noi. Sono molto onorato che lei sia qui con noi. Noi abbiamo avuto anche un trascorso insieme televisivo. Abbiamo condotto insieme la prima edizione italiana di Project Runway Italia, insieme a Verzigova. Ma vorrei entrare con lei nel mondo di quella che è la realtà di Alberta Ferretti oggi e quello che è, ha costruito il suo mondo e non solo, e partirei subito con un video in cui si vede cos'è Alberta Ferretti. Quindi mando Lo guardo subito. anch'io. Ah, sorry, la traduzione già abbiamo dimenticato, ok. Good afternoon, everybody, and thank you for being here. I'd like to thank first and foremost Alberta Ferretti for being here with us today. We started working together, in fact. We worked together at the first edition of Project Runway Italy, and I'm very happy to be here with her today to talk about her world and what Alberta Ferretti is today. So I would like to start with a short video showing what Alberta Ferretti was and is. Questo è giusto un'idea Sì. della creatività e tutto quello che c'è dietro al tuo lavoro. Intanto vorrei dire una cosa importantissima, che Alberta Ferretti fa parte del gruppo EFE e il gruppo EFE è un gruppo in cui avviene tutto il completo ciclo di produzione e creatività della moda. Ecco, questa è veramente una realtà unica. Sì, anche perché vorrei precisare con i numeri che noi produciamo, naturalmente c'è il marchio Alberta Ferretti, il marchio Filosofi di Lorenzo Serafini e Moschino. La F produce internamente tutta la prototipia per tutte le linee e sono circa 4.000 modelli a stagione, per l'esattezza sono 3.902, una cosa di questo genere. Li ho fatti numerare, li ho chiesti proprio in questa funzione stamattina e questo è molto bello perché al di là che tutta la prototipia prototipia viene fatta interno, per cui ogni designer vede la sua collezione realizzata, ma all'interno di questa grande azienda ci sono nuclei staccati, per cui c'è il team che lavora per Moschino, il team che lavora per Alberta, il team che lavora per Lorenzo, perché anche chi realizza l'abito ha una sua identità, per cui non si possono mescolare le cose, perché noi vogliamo alla fine che sia raccontata perfettamente come gruppo F. Il piacere e la conoscenza dello stile di ogni designer. Questo per noi è molto importante. This video just gave you an idea of the creativity behind the Alberta Ferretti's world. And I'd like to remind you, sorry, that Alberta Ferretti belongs to the IFE group. It's a group where you can, within this group, you can find the entire production cycle. And I'd like to also remind you that in this group you can find the brands Philosophy, Moschino, and Alberta Ferretti. It is very important to underline that this reality is unique because here you can find the production of the entire prototype cycle as well. We produce approximately 4,000 models per season. This is extremely important. The internal prototyping phase is fundamental in order to show the identity of each single stylist. We work with separated divisions, a team for Moschino, a team for Alberta Ferretti, a team for Philosophy, because as a group, we want to stress the importance and the difference of each one's identity. Ecco, ma entriamo un po' nella storia di Alberta Ferretti. Abbiamo scelto questa immagine iconica, una foto di Fabrizio Ferri, una vecchia campagna. Allora, Alberta
Alberta Ferretti inizia nel 1980. In realtà tu inizi no, prima. Allora, esatto. Io ho una storia bellissima. Ok, non devo fare neanche delle domande, no. Va bene? Ok, vai. La racconto. Una storia bellissima di una bambina che amava la moda. Mia madre aveva una sartoria. A cattolica, per cui, cioè, provincia ma italiana. Allora aveva quella zona aveva, come dire, un'atmosfera molto speciale perché c'era Fellini che raccontava la Romagna in un modo speciale, per cui c'era una clientela di livello alto. Mia madre aveva questa sartoria e come sempre quando le mamme lavorano, lì i bimbi stanno con la zia, per cui la zia mi portava a vedere la sartoria della mamma, per trovare la mamma ogni tanto, ma io scappavo, andavo sotto magari il banco dove c'erano i tessuti, volevo stare lì, volevo guardare, e la cosa che mi ricordo e che mi ha affascinato prima di ogni altra cosa era vedere mia madre che prendeva i tessuti, li drappeggiava sul corpo di queste donne, e a me improvvisamente sembravano tutte principesse, una cosa meravigliosa, per cui questa bambina che vedeva la madre che creava degli abiti sul corpo della donna, era una cosa magica. Questa è stata la mia, come dire, prima grande emozione che mi ha avvicinato al mondo della moda. Poi proseguo, ma faccio fare la tradizione a lei. Perfetto, altrimenti non devo neanche moderare, il sei perfetto. Scusa. Autogestione, sei benissimo. Lo sapevo che cosa sarebbe quella così. Great. So I'd like to start with this image. It's an iconic image by Fabrizio Ferri. And Alberta, you started in 1980, but in fact I started before. My story starts when I was a little girl. I immediately loved fashion as I was a little girl because my mother owned a tailor shop in Cattolica, in the Emilia-Romagna region. In that time, the atmosphere there was magic and special. There was Alberto Fellini. We had high-end clients in our tailor shop. And since my mother was a working mother, I had to stay with my aunt. But as any little girl, I used to escape from my aunt in order to stay in my mother's tailor shop. And I used to stay under the table watching her draping these fantastic fabrics on these fantastic women. And all of a sudden, these women all looked like princesses in my eyes. And this is how my love for fashion started. Proseguo. Cerco di essere breve, però dicevo che era una bella storia. In realtà poi mia madre, io divento una ragazzina, mia madre decide di chiudere la sartoria perché voleva fare la mamma, con mio grande dispiacere, certo. Naturalmente, però decide però di tenere un piccolo negozio dove noi avevamo una casa, una bella casa grande in periferia, piccolo negozio per i bambini, piccole cose, uh-huh. E io andavo a scuola. A 14 anni, allora si poteva, io chiedo a mia madre di andare a fare la commessa. C'era una boutique cattolica abbastanza importante che cercava una commessa, ho detto voglio fare la commessa. Ecco, quella è stata la cosa che mi ha emozionato più di tutto. Cioè lì ho capito che mi piaceva vestire le donne, consigliare, guardavo le donne. Eppure avendo solo 14 anni, ne dimostravo di più, nel giro di un mese o due mi ero fatta le mie clienti, perché secondo loro io suggerivo bene, presentavo i capi in un certo modo, glieli coordinavo, e quella per me è stata una grande esperienza. Naturalmente sono tornata a casa, sono andata di nuovo a scuola, però quella era rimasta in me, per cui ho insistito con mia madre, ho detto guarda, io non vado più a scuola, questo piccolo negozio deve diventare un negozio più grande e dobbiamo vendere il prêt-à-porter che in quel momento stava emergendo in Italia. C'era Max Mara, c'era tutto il gruppo Cori, non so come si chiama, Cori, certo. Gruppo finanziario tessile. La moda allora non era Milano, la moda allora era Torino. Certo. Il salone di moda era Torino. So when I became a teenager, my mother closed the tailor shop because she wanted to be a mother and she kept a sort of smaller shop in our big house we had in the surroundings of Cattolica. It was a small shop dedicated to kids only. So when I was 14, then I asked my mother to have the possibility to start working as a shop assistant. It was a great emotion for me because I discovered that I loved giving pieces of advice to women. I was very good at my job. And as a matter of fact, in a couple of months after I started working, I already had my personal clients because they used to say that I was good at that job, at the activity. So I went back to my mother, I decided to leave school, and I asked my mother to expand that small shop that she had kept in our house.
I suggested her to focus on the prêt-à-porter. At the time, fashion was focused in Turin, not in Milan, with Gruppo Finanziario Tessile. And so prêt-à-porter was starting being much more popular. So we decided to focus on prêt-à-porter. Apro questo primo negozio e ha subito nel giro di 2 anni un grandissimo successo. E si chiama come il negozio? Si chiamava Jolly Shop. Jolly Shop. Ma si chiamava Jolly Shop per un motivo. Perché io andavo a comprare per mia madre da un grossista delle cose. Loro vedevano questa ragazzina tutta così vivace. A loro volta avevano un negozio che stavano chiudendo, che si chiamava Jolly Shop. Okay. E allora mi hanno detto, abbiamo 4 insegne, le vuoi? Te le regaliamo. Per cui si chiamava Jolly Shop perché mi avevano regalato le insegne. E quando ho aperto il secondo, perché dopo il successo del primo, che era in periferia, ne ho aperto un secondo in centro di negozio. L'ho sempre chiamato Jolly Shop. Sono altre 3 insegne, tanto. L'ho sempre chiamato Jolly Shop. Ecco. Quel negozio è stata la mia scuola. Voi avete la fortuna di essere in una scuola ed è molto importante perché riuscite a confrontarvi, a capire. Invece io, la mia scuola è stato il mio negozio. Allora ero molto giovane. Le scuole di moda c'erano a Roma, forse. A Roma c'erano, Milano non so neanche se c'erano. C'era. E io ero molto giovane e mia madre non mi avrebbe mai mandato. Però io dico sempre che l'esperienza del mio negozio è stata fondamentale per me. Che il mio negozio è stata la mia aula. E che le mie docenti sono state le mie clienti. È stata un'esperienza veramente interessante, vedere cos'era più donante alla donna, che cosa la faceva sembrare più bella, la faceva sentire più a suo agio. È stata una bellissima esperienza. E come erano i capi di Jolly Shop? Erano già femminili come... No, io ero una brava buyer. Pensa che io ero diventata, l'ho scoperto dopo, una buyer pilota. Sai quando il buyer diventa pilota perché poi in funzione di quello che compra questo cliente spingiamo anche sugli altri. Okay. Mi fermo sempre per la signorina. So I opened my first shop. It was named Jolly Shop because Jolly Shop was another dealer I used to buy fabrics from, and they were about to close, to interrupt their activities, and they, one day they told me, hey, I've got 4 signs here in the warehouse, if you want I give them to you for free. And so I had these 4 signs, Jolly Shop, and this is why I called my shop Jolly Shop. And so then I opened the second shop in the center because I was quite successful with the same name, of course. And I always repeat that Jolly Shop, my first store, was my real school. I mean, you are very lucky because you are studying here in a school. There were very few schools dealing with fashion at the time, but my store was fundamental for me. My store, my shop was my classroom. My clients were my teachers. And I learned, thanks to my clients, how women could feel at ease in wearing certain kinds of dresses and garments. And how were Jolly Shop's garments? I discovered that was a very good buyer. Okay. Per cui, però, rimaneva in me quella voglia di fare, perché naturalmente il mio sogno della moda era vedere drappeggiare i tessuti, vedere gli abiti che prendevano un'anima. Per cui, vendendo marchi come Versace, avevo marchi importantissimi, Crizia allora, Jenny, Biblos, così, quella passione era rimasta e ho cominciato a fare delle cose per il mio negozio. Ho cominciato io a drappeggiare al secondo piano di sopra e a far fare delle cose per il mio negozio. Un venditore che veniva per vendermi, mi sembra un gruppo Max Mara, mi dice, ma che carine queste cose, di chi sono? Le mie, le vuoi vendere? Sì. Sai quelle cose che fai distinto? E così ho cominciato in un piccolo laboratorio di 400 metri facendo un po' di cose e vendendole. Una collezione che funzionava bene, che andava bene, ma non era una cosa strepitosa. Però cosa era rimasto? Cosa mi aveva dato il negozio? L'esperienza del negozio mi aveva fatto capire che non era solo la necessità di fare una collezione, ma la qualità, le consegne erano fondamentali. Magari andavo a vedere una collezione, vedevo la presentazione, mi emozionavo e dicevo, che bella! Poi magari la consegnavano in ritardo, fatta male, con cattive vestibilità e non funzionava. Andavo a vedere una sfilata, magari presentata, una collezione presentata male, ma arrivava in tempo, confezionata bene, con un'ottima vestibilità e si vendeva molto bene. Per cui io, che ero una giovane designer, non ero niente, ero una che amava fare degli abiti, mi sono detta, hai un laboratorio piccolo, ma se tu vuoi crescere, sempre che tu ci riesca, come fai ad avere così giovane, inesperta, sconosciuta, un'azienda un po' più importante per farti conoscere dal mondo come qualità e come consegne? Sono sempre lei.
Suspense, mi piace. No, no, ma poi io ogni tanto intervengo, tranquilla. Dopo raccontiamo, poi andiamo su qualcosa di reale. No, ma benissimo. Però è bella questa storia perché... No, è bellissimo. È come vero. Nasce, molti marchi del Made in Italy sono nati così. Sì. I like telling this story because it's an example of how many Made in Italy brands started their activity, you know. And as I was saying, I was a good buyer, but I was also very interested into making things, into creating things with my hands. I loved draping these nice fabrics on women. I used to sell very important brands. I used to sell Crizia, Versace and others, but all of a sudden I started creating things of my own on the top floor of my store. There was a small lab, and so I started creating something. And one day a seller was in my store. He saw these creations and he asked me, whose creation are these ones? And I said, they are mine. Do you want to sell them? And so this is how I started. With this 400 square meter lab, I started selling my creations. They were okay. They were nothing extraordinary. But thanks to this experience, I understood the importance of details such as the quality, such as the importance of delivery, because you could see fantastic creations during a fashion show, for example, or in a store, but then these creations did not have a good quality or were not delivered in time. And so this was a negative aspect. The other way around, you could see maybe creations that were not so good, but then delivered in time or with a high level of quality, and then everything changes. And so I understood as a young designer the importance of these details. I had a very small lab, and so I started asking myself, how could I improve and how could I expand my activity? Proprio perché avevo capito che la moda è espressione, emozione, ma deve essere anche un lavoro serio di qualità. E io a quel punto mi ero un po', come dire, eccitata a questo, perché il mio lavoro mi piaceva, cominciavo a fare delle cose. Le donne le indossavano con entusiasmo, che mi sono detta, io ho bisogno di avere un'azienda un po' più grande. La mia idea vincente di allora, perché oggi i gruppi, grandi gruppi esistono ed è normale, ma allora non esistevano. Certo. C'è il gruppo finanziario Tessi, c'è Max Mara, sì, cioè c'erano veramente tre. Però in realtà, sì, a livello così moda, no. E allora mi sono guardata attorno e ho detto, io ho bisogno di avere nella mia azienda uno stilista più conosciuto di me. Ecco, non essere così egocentrici, ma essere a volte anche aperti agli altri. È molto importante perché ti aiuta a crescere ulteriormente. E in quel momento sul mercato c'era una linea che andava molto bene, io poi essendo bottegaia, avevo la boutique, certo. Sapevo, c'era Touche ed era disegnata da Enrico Coveri, voi siete certo. Molto giovani, forse non lo sapete o non lo conoscete, però Enrico era comunque un linguaggio nuovo per la moda, sì. Allora molto nuova. E io con una bella faccia tosta andai da Enrico e gli raccontai che avevo un'azienda piccola ma di grandissima qualità, di artigianalità, e gli chiesi se voleva fare una collezione col suo nome, che gliela producevo e gliela distribuivo. L'ho convinto. Per cui Enrico ha lanciato le sue collezioni con noi e dopo 2 anni era un grande successo. Però parallelamente cresceva anche la mia collezione, perché naturalmente i tessutai, sapendo che avevamo più produzioni, erano più disposti a darti le esclusive, a fare le cose più velocemente. I laboratori, la stessa cosa. Cioè tutto cresceva. Cresceva Enrico e crescevo anch'io parallelamente, avevo sempre più coraggio e possibilità di esprimermi nella mia collezione. Scusa, e siamo nel 1980, nasce AF. Sì, perché? Esatto, perché non potevo far chiamare Alberta Ferretti che produce Enrico Coveri, giusto. C'era AF, Alberta Ferretti AF, che produce Coveri e Alberta Ferretti. E il gruppo lo fai con tuo fratello, perché la famiglia... Sì, certo, chiamo mio fratello, perché ho fatto uno... A un certo punto ho lasciato la boutique, ho aperto un laboratorio, un capannone più grande col personale e ho lasciato la boutique a mio fratello. Poi ho detto, senti Massimo, vieni via dalla boutique, vieni in azienda, perché cresciamo ancora, vogliamo fare altre cose. Certo. E lì l'idea, poi mi fermo, di guardarci ancora attorno e di guardare un altro designer italiano che poi è diventato famosissimo. Suspense traduzione. So at that point, I understood that
fashion was something dealing with expression, emotions, but fashion was also hard work. And so I decided that I wanted to become bigger. I wanted to create a bigger company. And this was my winning idea, because at the time, there were no big companies in the field of fashion. I also understood the importance of not being selfish. I knew that I needed someone more famous than me, a stylist that could be more recognized than me. At the time, Enrico Coveri was very popular, touched by Enrico Coveri. Enrico Coveri was very young at the time. I was very bold. I contacted him and I tried to convince him to create something for me and that I would produce that collection for him. I convinced him. And so we started this cooperation. He became more and more successful and I grew a lot. I grew a lot also because the chain line surrounding me started understanding that we were producing great qualities. And it was 1980 when I started the IF Group. It was Alberta Ferretti producing for Enrico Coveri. I started this group with my brother. I had left my boutique to my brother, but then I called him back asking him to work with me in this new company that we created with the cooperation of another very famous Italian stylist and designer. That is Moschino, Franco Moschino. Franco Moschino disegnava Cadette. E noi abbiamo chiesto a Franco di fare una collezione col suo nome e naturalmente dopo il successo che aveva avuto Enrico Coveri ci disse sempre subito di sì. Allora uno mi dice, ma scusa Alberta, perché tu hai fatto tutto questo? Non eri sicura della linea che tu facevi? No, guardavo avanti. Questa è sempre stata, credo, un po' la mia fortuna, tra virgolette, di non chiudermi, di capire che il mondo deve parlare più linguaggi. Io sceglievo designer diversi da quello che era il mio prodotto, ma tutti molto bravi. Faccio un altro esempio, anche Jean-Paul Gaultier ha lavorato con noi per 10 anni, per cui AF è diventato un gruppo importante e anche ognuno di questi designer ha contribuito a dare qualità all'azienda, perché ognuno aveva una sua storia. Per cui non bisogna essere chiusi nella moda, bisogna essere aperti, pensare che c'è spazio per tutti, c'è un mondo molto grande, ognuno deve avere però la sua identità. E io ho cercato di avere la mia, anche se all'inizio, tu lo sai, non era così facile, certo. Perché in quel momento la moda parlava un linguaggio molto più, se vuoi, rigido, più maschile, più androgeno. E invece io avevo in mente una donna estremamente femminile. Esempio, per me all'inizio, tu lo sai, mi chiamavano la regina della sottoveste. Perché mentre tutti gli altri presentavano tailleur rigidi, così io ero capace di portare in passerella le sottovesti col piccolo cardigan, magari ci mettevo lo stivale. Però ero la regina della sottoveste. Anzi, qualcuno mi ha chiesto, ma scusa, ma come ti è venuta in mente l'idea di fare tutte queste sottovesti? Ma perché io da bambina guardavo i film con mia madre, tutti questi film degli anni 60, queste belle attrici che si truccavano, si preparavano davanti allo specchio e poi si vestivano. Erano così belle le sottovesti, era un peccato. E la mia ispirazione è nata la femminilità del tuo brand. Esatto. Infatti adesso entreremo. Adesso ci siamo. Ok. Facciamo tradurre a lei così entriamo in quelle che sono le keywords del brand. So we started the collaboration with Moschino. As I was saying, Moschino was designing Cadette. We contacted him and given the success we had had with Enrico Coveri, he immediately decided to cooperate with us. And then we also cooperated with many other designers because I was always looking forward. I was looking beyond the present, you know. In my opinion, our world, the fashion world, needed a lot of different languages. Each designer, we collaborated also with Jean-Paul Gaultier for 10 years, each designer had their own languages, had their own style, and each designer contributed to increase our quality as well. In my opinion, the fashion world is very big, it's large, there's space for everybody, but each one's identity is fundamental. So I started immediately looking for my identity. The world, the fashion world at the time was quite, I would say, masculine. During the fashion shows, there were these women dressed with this tailleur that was very rigid. Well, I was named the queen of the negligee because I loved having negligee. Queen of sensuality. Sensuality. More than negligee, sorry. Yeah. On the fashion, on the catwalks, because I was in love with the movies of the 60s. And so this is how I started developing my femininity in my fashion. Qui ci sono un po' di parole chiave, secondo me, di quello che
Alberta Ferretti rappresenta, è stato ed è, quindi glamour, femminilità, sensualità. Ma come è nato però in realtà la donna? Nel senso, dall'esigenza di essere un'alternativa al mercato che invece era tutto fatto di colori e di costruzioni, o in realtà era un'ispirazione che avevi sempre avuto dentro di te? Io penso che fosse una cosa che avevo innata, perché mi piacevano i tessuti leggeri, ad esempio lo chiffon era un altro materiale che ho usato, che sto usando ancora. Mi piaceva che l'abito accompagnasse la donna nella vita, non protagonista, ma la donna diventa protagonista, per cui la femminilità. La donna deve esprimere quello che è, ad esempio anche romantica, che non vuol dire sdolcinata, vuol dire romanticismo moderno. Non... era come liberarla da quell'oppressione che devi essere per forza dura, maschile, per dire che vali. No, sono donna, mi vesto anche di chiffon, mi vesto come voglio, però sono io, non è l'abito che mi traveste, sono io che indosso, sono io che mi racconto attraverso quello che indosso. E poi mi piaceva l'idea di questa donna libera e non chiusa in una divisa. Here you can see some of the keywords of Alberta Ferretti's style, glamorous, elegant, luxury, femininity, sensuality. But my question is, where does this idea come from? Is it something that you decided to develop in order to go against this masculine idea of fashion, or is it something that was innate that you already believed into? It's something that it was more like innate, in my opinion, because I've always liked this kind of fabrics that were very light, that were very soft, that could leave the woman free to express herself. I wanted my women to be the protagonists, not the other way around. Garments shouldn't be the protagonist, women should be the protagonist. My women needed to be free. They had to free themselves from the idea of showing strength, of showing harshness. Women needed to talk about themselves and to express themselves throughout the fabrics, the textiles, and the garments that they were wearing. Senti, quali sono? Qui intanto faccio scorrere delle foto invece di quelle che sono le campagne più recenti di Alberta Ferretti. Voglio sapere, ma quali sono, da dove arrivano le tue ispirazioni per creare delle collezioni e portare questa femminilità nel tempo? L'arte, la musica, cosa ti ispira? Perché comunque è una femminità che si rinnova. Tante cose, ma sono tutte queste, perché in realtà io vivo il quotidiano, vivo la società. Non sono chiusa, non sono la designer che vive il suo mondo ovattato con poche persone, che sta nel suo studio. Io vivo la vita, mi piace guardare in giro. A parte che io adoro la natura, perché penso che sia una fonte di ispirazione incredibile. Cioè, se vi fermate di fronte a un tramonto, vedete le luci, le sfumature. Da bambina guardavo le nuvole e creavo qualcosa sulle nuvole, per dire, la mia fantasia continua a esistere. Penso che l'emozione sia fondamentale, penso che un abito debba avere identità. Sono mille le cose che mi stimolano. Sai che spesso viene chiesto a un designer qual è la tua musa ispiratrice? Io dico sempre le donne, quelle che vedo per la strada. Certo, voglio piacere a chi mi piace, ma sono le donne di oggi e la contemporaneità che è fondamentale. Poi da parte mia c'è un rispetto alla femminilità, all'eleganza, d'altronde e all'identità della donna. Coco Chanel diceva che una donna entrando in una stanza si doveva notare per quello che lei era e non per quello che indossava. Dopo magari ti accorgevi che l'abito l'aiutava ad essere ancora più forte, ma non era l'abito protagonista, ma era lei che indossava l'abito. Certo. These are some images of your most recent campaigns, and so my next question is, where do you get your inspiration from? How can you be, can you still be so contemporary? Are you inspired by music, by arts? I get inspirations from everything, music, arts, nature. Nature is wonderful. I'm not a stylist who lives clothed in her office, in her studio. I love living in the world. I love watching around myself. If you look at the sunset, for example, and sample the lights, when I was a little girl, I used to spend hours looking at clouds, and I would create something, getting inspiration from clouds. So fantasy and emotions are the fundamental aspects for my creations. Often designers are asked, who's your muse? Who's your inspiring muse? And my answer is that I'm inspired by today's women, by contemporary women. I want to be appreciated by the people I like, of course, but today's women are my source of inspiration. Coco Chanel used to say that
when a woman enters a room, she should stand out for who she is and not for what she wears. Her personality should be the first element to appear and to strike someone else's attention. And then clothes and garments come only afterwards. Visto che si parla di donne, qui io ho voluto riassumere una carrellata di donne che amano Alberta Ferretti, che soprattutto lo indossano. Ecco, qui ci sono tutta una serie di creazioni pensate per delle donne speciali. Com'è l'approccio quando si crea un abito per una persona che si conosce molto? Sono tue amiche, a Sharon Stone, Eva Longoria, ecco, vi racconto di me. Angelina Jolie, che so che è entrata nel negozio a Roma. Roma. Infatti mi hanno mandato degli amici, anche lei mi ha mandato un video che stava entrando e uscendo, veramente. No, faccio un esempio. Marilyn Streep, io l'ho conosciuta personalmente quando lei si doveva vestire per gli Oscar, è una donna speciale, un'attrice meravigliosa e generosa. È bello lavorare per queste donne. A cui vediamo Scarlett Johansson, questo è il suo primo red carpet. Poi ci siamo riviste, abbiamo fatto delle cose insieme. Si creano veramente anche delle amicizie molto belle, per cui è bello anche lavorare per certe donne, al di là della loro estetica o della loro età. È proprio il piacere di conoscere delle donne di un certo tipo. Ma come nasce, ad esempio, quando tu hai creato l'abito per i Saga Awards di Meryl Streep, come è nata l'idea? Sei tu che gli hai proposto le cose? No, perché Meryl Streep è una abbastanza che si lascia guidare, no? Si affida nelle mani del creatore. Sì, anche perché avevo già lavorato per lei per gli Oscar. Tant'è che mi ha mandato quel disegno che gli è stato fatto con quell'abito, con la sua dedica. Sì, è una che si fida, devo dire la verità. Io gli mando delle proposte, lei sceglie su quelle proposte. Devo dire che è una donna molto piacevole. Andy McDowell io l'ho conosciuta perché ero a New York, camminavo per la quinta strada, per la Fifth Avenue, e incontro una tutta vestita col cappotto, era inverno, e con le mie mule, perché allora negli anni 90 avevo fatto la ciabattina di panno, e la cosa, ma è Andy McDowell? E l'ho fermata, e ho detto, sono io la designer di questo, e lì siamo diventate amiche. Per dire che, ecco, sono persone molto speciali, ma più sali di livello, più le persone sono normali. Più te le trovi amiche. Certo. Non è che più sono importanti e più diventano fredde. No, al contrario, è un bellissimo rapporto quello che si crea. Here you can find some images of famous actresses you've been working with. And which is the approach here? How do you approach such a creation? Working and creating something for someone that's known everywhere in the world. You create real bonds of friendship, I would say. For example, Meryl Streep is a special woman. She's a great actress. She's very generous. Or here you can see Scarlett Johansson. This is the creation for her first red carpet. It's very interesting working for these women. They are famous. They are known everywhere in the world. And despite their age, despite what they do, you create real bonds and real relationships. For example, Meryl Streep is a kind of woman who trusts you know, you provide her some proposals and she normally chooses among what you proposes to her. Or for example, Andy McDowell, I met her while walking along the Fifth Avenue in New York, and she was there wearing a creation of mine. I recognized it and I immediately talked to her, telling her, hey, I'm the stylist of what you are wearing. And so this is how we started our friendship. So they are very famous. They are very well recognized actresses, but in fact they are very normal people and they have become very close friends of mine. Qui ci sono anche altri personaggi che hanno vestito e indossato i capelli Alberta Ferretti. Anche che per l'ultimo festival di Sanremo, esatto. Laura Pausini, che l'abbiamo vestita adesso in quest'ultimo periodo, tutte le trasmissioni, lei ha fatto anche Grammy Award a Londra. Certo. Per cui tutte donne, anche Chiara, che tra ecco, esatto, volevo proprio far cadere l'accento su Chiara. Qual è il tuo rapporto? Perché comunque tu hai visto l'evoluzione di quello che è il mondo della moda. C'è stato anche un periodo molto lungo, di quasi 2 anni, in cui addirittura non siamo riusciti a vedere le sfilate in presenza, ma tutto è stato trasposto in digitale. Ecco, come vivi tu invece questo avvento del mondo digitale? Adesso, tra l'altro, noi siamo legati, abbiamo una audience anche virtuale che ci segue. Una premessa che Chiara Ferragni l'ho lanciata io. Ecco, poi sempre lei, scoop. Lei poi è stata non brava, l'ho lanciata io, nel senso che Chiara era una ragazza giovanissima con una determinazione, una volontà di fare che era incredibile. Per cui io ho proposto a Chiara di sfilare quella famosa sfilata che feci a Firenze,
e con tutte le donne speciali, perché c'era io, Carmen De Lorefice, 83 anni, certo, che è bellissima, la musa di Avedon, c'era Marisa Berenson, poi c'erano delle attrici, poi c'erano delle modelle, e io avevo chiesto a Chiara, che era una giovanissima blogger, che io conoscevo bene perché veniva alle sfilate, e ho detto, vuoi sfilare? Certo! Per cui Chiara è una che è determinata, questo sì. Certo. Ecco, cosa pensi, ad esempio, quando voi avete dovuto realizzare la sfilata virtualmente, ecco, secondo te oggi qual è il ruolo del digitale nella moda? Aiuta? È fondamentale? È imprescindibile? Allora, è importante nella misura in cui noi abbiamo, ad esempio, in presenza sfilata, anche quando abbiamo moltissime persone, possono essere 900, sto già parlando di un numero, certo, in una sala enorme. Però noi siamo in collegamento col mondo, ci possono vedere anche gli altri, per cui trasmettiamo la nostra moda attraverso l'online, attraverso questi mezzi di comunicazione. Certo, così diamo la possibilità di vedere a tutti la moda, quello che stiamo facendo noi stessi, guardiamo cosa fanno gli altri, normale, siamo curiosi, è la nostra, come dire, fonte di ispirazione quotidiana. Qualunque cosa che voi facciate di lavoro e pensiate di realizzare, fate ricerca, e questo ci aiuta molto. Però la sfilata dal vivo è un'altra cosa, perché onestamente è un racconto più completo, perché per quanto sia attraverso un video tu vedi, ma rimane più fredda la cosa. Dal vivo vedi la materia, vedi i colori più giusti, come si muovono. E poi la sfilata non è solo una questione di abito. Voi avrete notato che in questi ultimi periodi sono cambiate moltissimo le modelle. Il gusto della modella non è più la donna super... Sono modelle più diverse, capello corto, more, tagliato, poi anche la stessa attitudine che hanno, più dinamica, più veloce. Per cui la moda non è solo raccontata negli abiti, ma anche nella donna che, certo, si evolve. Nel costume, quello che sta succedendo, esatto, nella società. Esatto, esatto, questo penso. Yeah, there are other women you've been working with, for example, Noemi for the last Sanremo Festival, Laura Pausini and Chiara Ferragni. And about Chiara Ferragni, I'd like to ask you something about the relationship you have with the digital world. In fact, I launched Chiara Ferragni. She was very young at the time. She was very strong, very hardworking, very stubborn. And she was a young blogger at the time when I met her. And I proposed her to work with me for a fashion show I held in Florence with very special women, and she answered yes, of course. She was very young, she was a young blogger, but she participated into this fashion show. So which is in your opinion the role of digital today in fashion? Is it something fundamental? Is it something detrimental? Is it something positive, something negative? In my opinion, the digital is very important for a fashion show. Above all, think about a fashion show. You can have 900 people maybe watching a fashion show live, and 900 is already a big number, but you can have a lot of people connected via Zoom or via internet, I mean, so that you can show your fashion literally throughout the world. Everybody can watch what you are doing, you can watch what other people are doing, you can get inspiration searching on the web. This is extremely positive, but I'd like to say that a live fashion show is something different, because fashion doesn't talk about itself only with clothes, garments, dresses. Fashion is something that deals with the colors, the movement of the models, the materials that are used to create something. For example, models have been changing a lot. Their attitude is different. They've got different hair, different bodies nowadays. So fashion is not just a matter of clothes and garments, it's an issue of habits, new habits and new traditions and new standards. Ed è per questo che una realtà come Alberta Ferretti è molto importante anche in quelli che sono tutta la parte social. Qui c'è giusto per far vedere Instagram, Facebook, ma io adesso voglio andare invece a quelli che sono i progetti speciali di Alberta. Ad esempio, questo per me è un progetto veramente speciale che vorrei raccontare. Questa è una foto meravigliosa di lei a Venezia, perché Alberta ha avuto l'opportunità di creare per l'anniversario dei 1600 anni di Venezia una collezione veramente unica, con dei materiali che sono prodotti in laguna da secoli. Raccontaci com'è stata questa esperienza di questa collezione veneziana, dove sei stata anche premiata per una delle migliori designer che ha potuto interpretare al meglio il Made in Italy. Allora, Venezia per me è un luogo speciale, perché l'Italia racconta luoghi meravigliosi, abbiamo il paese più bello del mondo, e anche per il nostro lavoro è di grande stimoli, perché l'arte, la cultura
dove ci giriamo ci sono emozioni e stimoli che ci possono arricchire. Quando il sindaco di Venezia mi ha chiamato per dire sono i 1600 anni di Venezia, siccome lei dedica spesso delle collezioni a Venezia, delle sue collezioni ci sono come dei messaggi da Venezia, è disposta, noi le mettiamo a disposizione il museo, è un museo bellissimo, adesso non mi viene il nome, te lo ricordi, non importa. Non importa, va bene. Eh? E ho dedicato a Venezia questa collezione. È stato emozionante perché ho lavorato con Rubelli, appunto, che sono gli antichi tessutari. Certo. E poi tutti i gioielli che io ho fatto fare da questo maestro vetraio, tutti in vetro, per cui erano veramente, ecco, è stato molto bello perché hanno collaborato intanto. Mi piace quando si lavora in team. E in questo caso era bello perché il maestro vetraio era lì che metteva tutti questi collari, questi dei tessuti erano soddisfatti perché naturalmente certo, c'era devi proprio al meglio perché erano i loro tessuti. È stata un'emozione molto grande, molto bella. Questo veramente Venezia mi ha dato tanto emozionalmente. Before this slide there was a slide showing all Alberto Ferretti's social media. Social media are fundamental nowadays. But now this is another focus on some special projects by Alberto Ferretti. This is a special project for the city of Venice for the 1600th anniversary of the city. You created a collection with materials that could be found in the lagoon. Yeah, Venice is a special place. Italy in general is a special place for creators, creatives, stylists and designers because in Italy you can find a lot of emotions, a lot of inspirations, a lot of stimuli basically everywhere. The mayor of Venice contacted me on the occasion of the 1600th anniversary of the city, since I had often provided inspiration and hints about the city of Venice. And so he asked me to create a special collection for this occasion. I had a very famous museum in Venice available for me. I organized the real teamwork with glass workers in order to create jewels, with the fabric makers of Venice, in order to show the emotion that this city can provide. Vorrei fare anche una piccola puntata. Ah, vediamo Venezia allora, va bene. Vado. Vai con Venezia. È stato un flash molto bello. Per vedere le meraviglie, veramente. No, ecco, quello che io ci tenevo a dire, soprattutto ai ragazzi presenti che vogliono intraprendono questo lavoro, e che è importante il gruppo con cui lavori. Io ho la fortuna di lavorare con un team di ragazzi molto capaci e lavoriamo in AF, un po' a Milano, ma anche molto in AF, dove abbiamo i materiali, c'è molta creatività, c'è uno stimolo continuo. Sui nostri, sui capi Alberto Ferretti, c'è molta artigianalità, molta ricerca, non sono così industriali. Sembrano sempre degli abiti che vengono fatti esclusivamente per quella cliente. E i ragazzi che lavorano con me sono abituati, cioè fanno dei lavori manuali proprio per stimolare ulteriormente certo. La fantasia, facciamo ricerca. E è un bel team creativo e facendo così tutti possiamo dare qualcosa. Certo. E questa è la particolarità della mia collezione. Se uno prende gli abiti, li guarda, c'è sempre molta del fatto umano, della ricerca, dell'artigianalità, ma questo aiuta anche la fantasia del creare. Certo. Per cui gli abiti hanno tutti un'anima e un'identità. I'd like to stress the importance of the group you are working with. Having a good team behind you is fundamental. I work with great guys. They represent a continuous stimulus for me. They represent a high level of creativity. If you take a look at our garments, at our creations, you can see a great deal of artisanal work behind them. We work a lot with our hands because in our opinion, if you work manually, you stimulate your creativity at the same time. Our creations do not seem too industrial. They look like as if you've been creating them for that specific client, for that specific woman. Because in my opinion, each person, each member of the team can provide an added value to the result, to the outcome of your creation.
qui invece c'è un'altra avventura, no? Allora, di solito abbiamo parlato che Alberta Ferretti veste le donne più belle del mondo, le rende femminili, le rende uniche. Com'è stato invece vestire un'auto? Perché questo è un progetto che Alberta ha fatto con Ypsilon, l'auto più femminile di Lancia, ed è stata vestita Alberta Ferretti. Com'è nata questa, collaborazione? Devo dire che quando me l'hanno proposto ho detto no, ma no. No, io un'auto non ci penso, quindi era stato... Già in passato avevo avuto delle proposte un po' di questo genere. Poi ho avuto la fortuna di incontrare il team creativo di Lancia, un team fantastico. Sembrava di essere con delle persone della moda, del design, non pensare all'auto fine a se stesso. Per cui abbiamo cominciato a parlare insieme, abbiamo detto va bene, è una macchina femminile, per cui cosa deve essere? Sorprendere ad esempio nel colore. Le donne ti sorprendono sempre caratterialmente, un momento sono dolci, un momento sono arrabbiate, non riesci mai a capire, allora vedo anche alla macchina. Diamo un colore che in funzione della luce è grigia, ma potrebbe diventare anche rosa, perché questa macchina in funzione della luce cambia colore. Poi l'altra cosa che ci ho tenuto molto a lavorare con gli interni, i sedili sono tutti trapunti, sono stati fatti artigianalmente, e quando sali ti sembra di essere avvolta a un bel vestito, in un bel corsetto. Un progetto che mi ha entusiasmato, poi ho lavorato con la Capotondi, che è meravigliosa, e tutto il team Lancia, che è veramente bellissime persone. È bello trovare anche al di fuori della moda, nel design delle auto, delle persone molto sensibili. Quindi la moda senza barriere, possiamo vestire anche delle auto. Esatto. Facciamo tradurre. This is another great project, a project with Ypsilon. So we've been saying that Alberta Ferretti creates clothes for the most beautiful women on the world, and now she's creating something for a car. How was this project born? How did it come to your mind? Well, in fact, when they first asked me to work for a car, I said no, because it sounded so strange for me. But then I met Lancia's creative team, and I found a great team. It was like a fashion creative team, in fact. And so we started thinking about the identity of this car. Ypsilon is the most feminine car produced by Lancia. And women are surprising human beings. We often change our mood. We are not always the same. And so we decided to create a car, the color of which could change according to the light. It seems gray, but it can become pink. And then the interiors are like real garments. And so I had the luck to meet a great creative team. No barriers at all. Now we can work with cars as well. Allora, visto che parliamo di contaminazioni, un'altra contaminazione è quella di Alberta Ferretti per Wolford. Femminilità, sensualità, anche un po' sessualità. Ecco, sì, com'è stato questo incontro? Interessante. A me piacciono le sfide, soprattutto mi piace affrontare anche settori diversi. Questo dell'intimo lingerie, comunque, che è una cosa tutto sommato che mi appartiene in un'altra direzione, questa è una sfida perché parliamo di cose a corpo, del body, per cui valorizzare il corpo dando, non so, le linee dei trafori, le scollature giuste. È stato uno stimolo molto bello e devo dire anche riuscito molto bene, perché è stata una collezione che ha avuto un grande successo, ma forse ha stimolato anche me e tutto il mio team a fare delle cose, mi ci sono, anche un po' più sensuali e più a corpo. Per cui no, sono anche esperienze perché... che completano un mondo, che ti assomigliano, però che invadi in modo ancora un po' diverso. Però è sempre Alberta Ferretti, perché c'è la ricerca dei tagli, dei trafori, e sempre qualcosa che sia donante al corpo, che non tagli, che non renda il corpo brutto, ma piuttosto che lo valorizzi. Senti, ma c'è un brand con cui vorresti fare una collaborazione? Visto, abbiamo parlato auto, celebrazioni, tipo, c'è un brand che tipo... Ma perché non me l'hai fatto un'altra volta questa domanda? So. Vabbè, no, facciamo tradurre intanto, ci pensiamo. Una sola, tutto, mi metto in discussione, non è vero. Però mi piace confrontarmi. Esempio, queste due esperienze sono state due esperienze positive. Certo. Perché apre ancora ulteriormente la tua mente, questo è importante. Perfetto.
This is another level of contamination. We've been talking about femininity, about sensuality, and here we go through towards sexuality. The lingerie, the underwear world has represented another challenge for our brand. This collection was extremely successful, because we've had to work a lot on the technique that we had to apply to these garments, because they had to fit the body properly. They had to enhance the shapes of the body. And so we had to implement a great deal of research in order to provide a high quality to these garments as well. And given all these contaminations, is there a brand you would like to cooperate with? I would say anything and anyone, because in my opinion, and these two experiences show it, each new experience, each new collaboration can open your mind and bring it to another level. Però io trovo che anche rimanere fedele proprio alla propria identità, al proprio stile, sia fondamentale, perché certo, è importante. Che ci sia riconoscibilità, anche se in versione più sexy così, però deve essere sempre il mercato. Certo, io prima di lasciare la voce ai presenti per delle domande, invece voglio citare una tua frase, che secondo me è molto importante in un momento in cui si parla anche tantissimo di sostenibilità della moda. Tu dici: un vestito deve funzionare anche 5 anni dopo che è stato inventato. Ecco, quindi la moda non deve essere solo quindi consumo immediato, ma anche il sogno che dura nel tempo. Assolutamente, perché è proprio questo che io, su quale insisto. Adesso intanto vi dico una cosa. Settimana scorsa la principessa di Norvegia ha compiuto 18 anni, per la prima volta è stata incoronata, ha indossato l'abito di sua madre, mio, del 2001. Ah, ecco, perfetto. Quindi sì, ed è apparsa su tutti i giornali, bellissima, con un abito della madre del 2001. Per cui questo fa capire anche, e l'hanno riportato tutti perché era poi bella, stava bene, che un abito non ha un periodo preciso, un abito ha un'anima, una storia. Magari non è detto che te lo rimetti l'anno dopo, ma se è bello, se ha un'identità, se ha una forza, entra nel guardaroba e ci resta. Certo. Anzi, credo che sia anche bello rindossare un abito che ti ha fatto vivere un momento speciale in un'altra occasione. Certo. E tu ho l'abito. E tu ce l'hai l'abito del momento speciale? Qual è? Oddio, adesso mi ricordo. Non mi un Alberta Ferretti tuo ce l'avrai. Sicuramente, forse anche più di uno, vabbè. Facciamo tradurre. Beh, io nel mio guardaroba ho abiti anche di 10-15 anni fa, ogni tanto li metto. Questo non è bello per dirlo commercialmente, però siccome si parla tanto, scusatemi, di ecosostenibilità, se pensiamo che quanta merce viene messa sul mercato oggi a basso costo, capisco che c'è gente che non può spendere, però anche lì dovrebbe esserci una regola, perché tu non puoi dirmi che questo abito è ecosostenibile e costa 15-20 euro, perché certo il materiale è ecosostenibile, ma chi ha coltivato quel materiale, chi ha cucito quell'abito, certo, non l'abbiamo sostenuto. Per cui io trovo che bisogna avere un buon, anche su questo, un buon bilanciamento. Certo, riconoscere quella che è la creatività e tutto quello che è il know-how che c'è dietro un abito. Esatto, se c'è un'idea. Ci vuole un po' più forza su questo. Certo. To conclude the aspect of collaborations, and I'd like to underline that being consistent with your identity is fundamental. You have to recognize yourself and your identity despite what you do. Either you're working with a car, or you're working with lingerie, your identity needs to be clear. And now, a quote by Alberto Ferretti: garment needs to work, needs to be good even 5 years after you have created them. This is a principle of sustainability. And an example, last week, the Princess of Norway celebrated her 18th birthday, and she used basically clothes I created in 2001 for her mother, and she looked fantastic and amazing. So this means that clothes do not have an expiry date. Clothes have a soul, clothes can have a story, can have a history. You can buy something, you can wear it once, you can put it in your closet, but then you can wear it again in 5 years, in 10 years. I have clothes that are 10, 15 years old and I wear them. I mean, maybe it's not commercially sustainable, but this is something that I like. And beware about something. I mean, when we buy low-cost clothes that may cost 20 euros and they tell you they are sustainable because the material is sustainable,
think about it, maybe they are not sustainable in terms of the people who've been working for the creation of these clubs. We haven't been able to really support them. So we should be stronger and we should be more objective on this aspect of sustainability. Senti, tu hai dato già dei consigli tra una domanda e l'altra. C'è un consiglio che vorresti dare ai giovani che vogliono entrare oggi nel mondo della moda? Di non avere paura. Quando trovate anche una difficoltà, non pensiate che sia negativa. Riflettete un attimo, ve lo dico per esperienza. Magari quella negatività al momento è qualcosa che vi fa dire aspetta, controlla bene, pensaci, perché forse se fai leggermente diverso va meglio. E poi ci vuole tanta passione. Ci vuole veramente tanta passione. È un lavoro che richiede l'anima. I tuoi occhi lavorano continuamente, il tuo pensiero, la tua mente. È un lavoro molto bello, creativo, perché in realtà sei sempre, poi con le collezioni che escono ogni due giorni, siamo certo. Sempre in corsa. Ma a parte quello, e poi qualcosa è anche un lavoro che ti porta a guardare la società dove sta andando, i problemi della società, l'arte cosa sta facendo, la musica, il cinema. Facendo moda, adesso sembra una cosa frivola, uno dice fa moda, fa due vestitini, non è così. Tu devi guardare attorno cosa certo. Accade nel mondo. Interpreti il mondo e il contemporaneo. Esatto, dal certo. Sociale al musicale, al film, a tutto. Per cui sei sempre con la mente aperta, questo è molto bello. Però mai, mai, mai demordere. Anche nei momenti di difficoltà, io uso questa frase, siamo artefici, per me è stato così, del nostro successo o del nostro insuccesso. È così, dipende da voi. A piece of advice you would give to young people who would like to start working in the fashion industry, the most important thing is to be fearless. Even if you are facing a moment of difficulties, you never, never have to give up, because that difficulty that may look like something negative is not negative. It may be something that makes you stop for a while, think about something, consider something more thoroughly. So difficulties are important. Then you have to have a great deal of passion, of course. Then your entire soul is involved in this job. Your eyes never stop working. Your mind never stops, because you know you are always surrounded by something that may represent an inspiration for you. It's a great job because it deals with arts, music, history, the society, the world. It's not trivial, you know, fashion is not trivial at all. It deals with anything that regards society. Your mind is always open, so never give up. You need to be the maker of your own success.